Questo spazio è realizzato in collaborazione con Fondazione CR Trieste. Buon pomeriggio, benvenuti all'appuntamento del venerdì di Trieste in diretta. Quest'oggi, come sapete, come ormai abitudine, è quasi è più di un anno tra l'altro che di venerdì nella seconda parte di Trieste in diretta c'è Trieste Arte. Quest'oggi Trieste Arte andrà alla riscoperta di James Joyce, perché saremo insieme a Riccardo Cepak, che è il direttore del Museo Joyceano, e quindi ripercorreremo la fama anche soprattutto di quest'autore nella seconda parte. Nella prima parte invece parliamo di musica. È tornata a trovarci Silvia Pagni, che io ringrazio per essere appunto nuovo nei nostri studi. Io ringrazio lei per questo invito, per me è sempre un grande onore essere qui, perché si parla veramente di grande cultura, questo è importante. Allora, Silvia Pagni chiuderà le iniziative che sono state realizzate per ricordare i 100 anni di Raffaello De Banfield. Lo farà domani, se non mi sbaglio, con un concerto, noi diciamo all'ex Goethe Institute, ecco, insomma, perché in via Coroneo 15, se non mi sbaglio, adesso ha un nome... Sala Beethoven. Adesso però ha un nome tutto... ex Goethe Institute, per dirlo. E che cosa proporrà? Per la prima volta il tango argentino. Io dal classico non mi sarei mai aspettata di arrivare al tango argentino, però mi sono innamorata di questo stile, perché è uno stile particolare, dall'incontro che ho avuto con Papa Francesco, dove andai con il noto Ferruccio Merchio Ricordi in arte Teddy Reno, triestino, che saluto tantissimo. Uguale. Sarà la primissima dell'uscita a settembre del disco Mi Passione, un disco di edizione RT Mediaset, e saranno tutti brani inediti tranne due brani del grande Astor Piazzolla, che ha lanciato questo grande stile di tanghi. Ma che differenza c'è, per esempio, perché si parla appunto di tango argentino? Beh, è uno stile completamente diverso dal tango di Gardella, ad esempio, non so, la comparsita. E il tango, questo qui, è più passionale, raggruppa dei sentimenti fortissimi come l'amore, la sensualità, la tristezza. E anche quando ballano c'è questa... è qualcosa di particolare, anche nel suonarlo. Io non me l'aspettavo di essere così attratta da questo stile. Ne sono contenta qui, da come vediamo. Poi dopo vedremo intero. Anche il video. Dove l'avete girato? Abbiamo girato nel Teatro Comunale di Atri, che è un bijou di teatro bellissimo. Il violoncellista è il maestro Luigi Piovano, che è il primo violoncello del Santa Cecilia di Roma, direttore d'orchestra dell'orchestra di Budapest, insomma è un grande personaggio, ne sono felicissima. Poi dopo allora lo sentiamo. Oblivion è il pezzo forse più Oblivion più è una milonga bellissima, credo che sia uno dei più bei brani scritti da Astor Piazzolla. Ma qui c'è un equivoco, anche adesso un equivoco, nel senso si identifica Piazzolla più con il bandoneon che con la fisarmonica. Sì, e ma questo... non ho mai capito, sono strumenti parenti? Allora, sono strumenti differenti. Il bandoneon è comunque, il suono è lì, la stessa identica cosa, è uno strumento diatonico. La fisarmonica è comunque, dopo Astor Piazzolla, noi abbiamo uno dei grandi per il tango argentino, Richard Galliano, che è comunque un fisarmonicista, quindi poi lo strumento, la fisarmonica è molto vicina al bandoneon, con i registri giusti. Quindi Galliano però sposa anche il Musette. E anche, o io devo aver visto qualche cosa, probabilmente deve essere stato ospite in qualche disco jazz. Sì, ma lui è un grandissimo fisarmonicista, però lui proviene dal tango argentino e poi si è un pochettino allargato, comunque un grandissimo strumentista, un grandissimo fisarmonicista. C'è una grande tradizione francese, no? Per quanto riguarda
ce n'è anche uno, adesso non mi ricordo il nome, accidenti, deve essere di origine italiana, sta spesso, ogni tanto andando su YouTube si incontra questo tizio che avrà una 45 50 anni, adesso non mi ricordo il nome, accidenti, ma forse... Comunque la fisarmonica è uno strumento pazzesco. Io ho iniziato, come ben sai, dal pianoforte e direzione d'orchestra, però poi mi sono innamorata di questo strumento perché, posso dirlo? Sì. Perché mio papà era un grande musicista di Milano, trasferito a Pescara perché ha trovato la sua anima gemella. Però aveva degli amici molto importanti a Milano, come Gorni Kramer, Peppino Principe, Romeo Beltrami, questi pilastri della fisarmonica che hanno cambiato l'aspetto di questo strumento, dal popolare al fisarmonica principale, che oggigiorno questo strumento è uno strumento completo. Si suona anche nella musica rock, quindi è uno strumento talmente... uscito dal seminario del popolare di valse, tango, polka, sì. Questo, che è anche un bel, perché la musica fatta bene, tutta bella. Sì. Allora, questi personaggi venivano spesso a Pescara, a casa mia. Sentendo loro suonare, io mi sono innamorata di questo strumento che, a differenza del pianoforte, il pianoforte io lo identifico come un leone da domesticare. Cioè, devi essere tu padrone del pianoforte, perché se no, invece la fisarmonica, tenendolo in braccio, c'è questo mantice che è la tua anima, cioè è come cantare, respirare, tu quando suoni, non è che suoni, no, tu nel momento, un brano non è mai uguale, perché nel momento come ti senti di animo, tu tiri questo mantice. Ma ecco, per esempio, è uno strumento difficile da suonare, cioè è pesante, poi dopo uno anche sì, ci fa l'abitudine, certo. Magari, però immagino che ci si debba allenare anche a portarlo. Ma allora, tutti gli strumenti sono complessi, questo è sottinteso. Io ad esempio lavoro con due fisarmoniche, una che pesa 15 kg, quindi devo per forza essere seduta, ed è questa. Questa è 15 kg pesa? È un doppio cassotto, c'è un suono, sembra un organo. Cioè, sembra un organo da chiesa, mentre invece l'altra, più da spettacolo, che adopererò domani sera, perché io posso esibirmi anche in piedi. Ok, questi due ballerini sono i campioni nazionali di tango argentino, sono bravissimi. Lui è Luigi Pione, maestro Luigi Pione, pazzesco. Poi quando ascolterai il video è pazzesco. E quindi quell'altra è più leggera? L'altra. Quell'altra è più leggera e più puoi fare da spettacolo. Ad esempio domani sera io le adopererò tutte e due, perché oltre al tango argentino, dove presenterò la mia passione, che sarà questo disco di RT Mediaset, vorrò ringraziare per l'amore che ho per la fisarmonica sia maestro Gorni Kramer che è Peppino Principe, quindi con l'altra fisarmonica importante farò un omaggio ai due. Tra l'altro adesso volevo giusto un attimo soffermarmi, perché non sapevo questa, o forse magari ne avevamo già parlato e non sono riuscito ad approfondire. Io avendo un'età che mi consente di ricordare Gorni Kramer, non posso non chiedere, insomma, perché noi ci troviamo di fronte, quando parliamo di Gorni Kramer, a un gigante della musica leggera italiana, anche se insomma, il termine musica leggera so che a qualcuno fa un po' storcere Bravo. Il naso, però sì. Insomma, diciamo musica leggera anche la per... La musica di Gorni Kramer. Ecco, la musica. Gli italiani sono anche cresciuti con le orchestre, se andiamo un po' prima, non so... Cinico Angelini, Gorni Kramer, poi tutti gli altri, non so, Canfora, Ferrio, Marcello De Martino, Franco Pisa, insomma, tutti questi nomi che a noi dicevano molto, no? Io di tanto orchestra diretta da Bruno Canfora, orchestra diretta da... Kramer che perché tu l'avrai conosciuto anche personalmente, sì. Appunto. Sì, che tipo era? Era una persona veramente molto riservata. Pensa che lui alle 5 la mattina lo sentivi studiare,
suonare la fisarmonica, non dava fastidio per niente, però io ero ragazzina e non capivo l'importanza di questo personaggio, perché poi non ce l'hai lì, quindi non riuscivo a capire l'importanza, come l'importanza di Peppino Principe. È una persona, era veramente squisita, delicata, a differenza di Principe e Vorme, che erano più free, sì. Lui era proprio un signore, delicato, artista, quando parlava aveva la sua, era eccezionale, era un qualcosa, aveva qualcosa addosso di molto che attirava. Sì, sì, sì. Lui, sono le collaborazioni, non so, con i Cetra, con Luttazzi, sì, cioè tutta quella certo. quella temperie sì, sì. artistica. Che forse all'epoca, storica, cioè. E forse all'epoca non veniva liquidata come dire, boh, vabbè, insomma, questa no. è musica così, invece ancora adesso brani come Donna o anche la rivisitazione di Crapa Pelada, che sì, è qualcosa di divertentissimo. Sì. Perché adesso estendiamo un pochettino il discorso, poi torniamo a parlare anche di fisarmonica. Perché nel mondo dello spettacolo italiano, soprattutto televisivo, non c'è stato un ricambio fondamentale? Cioè, noi quando parliamo di grandi voci ci fermiamo per esempio a quelli che sono ancora in attività, come per esempio non so, la Zanicchi, Orietta Berti, che ha avuto questo revival, credo anche essendo una persona molto intelligente, ha capito che se si attaccava, sì. diciamo così, al carrozzone Fede, eccetera. Insomma, non so, la Vanoni che ancora incide, eccetera, Mina che è assente, sì. ma non è assente. Cioè, se poi vogliamo ancora, non so, abbiamo citato prima Teddy Reno, eccetera. Cioè, non sono stati sostituiti in qualche modo? Per me è dovuto dalla tecnologia, perché adesso è tutto un qualcosa di tecnologico. Chiudo l'aria condizionata, faccio chiudere l'aria condizionata. No, va benissimo, ah, no, perché fa caldo. Ok, non avevo visto ombre. Per me è tutta questione di tecnologia. Prima si registrava con le grandi band, adesso tutta questa cosa elettronica. Infatti già se parliamo di Sanremo, è un qualcosa di indecente, scusami. Sì, 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 sì. sì. Ma sì. E invece, per esempio, quant'è per certi aspetti persino pericoloso, mettiamola così, il fatto che volendo ogni sera uno va su YouTube e dice stasera voglio risentirmi Teddy Reno piuttosto che Iula De Palma, mi vengono in mente nomi così, eccetera. C'è questa possibilità. E immagino che per chi è, come dire, per chi ama un certo tipo di musica, avere questa possibilità non è male. Come, scusa, non avevo capito, pardon. Dicevo, avere a disposizione su YouTube sì. brani con queste vecchie voci, eccetera, è persino pericoloso per certi aspetti, perché il pubblico, se in qualche modo educato, se accompagnato, anche i giovani, se gli si dice stai un po', stai 5 minuti ad ascoltare, diciamo, sì, mettiamo i Caterina Valente sì. piuttosto, no? Diventa pericoloso se confrontati poi con quelli di adesso. Eh beh sì, assolutamente sì, cioè sono completamente due mondi diversi. Cioè, oggi ad esempio io ho molto contatto con le radio estere e mi chiedono Silvia, ma non abbiamo non abbiamo più materiale da ascoltare, da far ascoltare agli italiani che vivono all'estero, che sì, sono tantissimi. Sì, sì, sì. E questa è una cosa pazzesca, perché non c'è. Noi eravamo famosi per la melodia italiana nel mondo, cioè da Verdi a Carosone, a Caruso. Sì, c'è un filo che... Adesso cosa c'è? Sì, è un po'... Ma anche la parte visiva, televisiva, ma si può su un palco così importante di Sanremo
Ah, ho capito. Ah, capito. Cioè, io lasciamo perdere se non comincio a diventare cattiva. Tipo Achille, mi agito. Tipo Achille Lauro. Ma dai, su, il rispetto sì, per chi ti vede, anche per i ragazzi, i nostri figli, i futuri nipoti nostri, che cosa, dove si devono aggrappare? Quali sono i loro idoli? Sì, forse questo. A me però Fedez piace. Ma guarda, che... posso dire una cosa? A me Fedez forse è l'unico, anche J-Ax non mi dispiace, io sì, l'ho vissuto per i programmi televisivi che ho fatto, ed è una persona comunque con un cuore. Fedez è una persona istruita. Questo è. Cioè non arrivi a 1000 se non hai... È una persona istruita. Sì. Quando parla è una bravissima persona. Allora, torniamo alla fisarmonica. Sì. Dicevi prima, per esempio, il rapporto col pianoforte. Sì. Anche lì ci sono tasti. Sì. Si ferma là, penso, il rapporto. Oppure anche lì immagino che sia necessario anche un gioco di mano. Ma certo, cioè, allora innanzitutto la posizione per suonare, diciamo così, i due strumenti sono completamente differenti, sì, perché sul pianoforte devi avere un equilibrio come la ginnastica ritmica sull'asta. La fisarmonica tu te la puoi giostrare perché è tuo fisico, ma anche come posizione delle mani sono diverse, la posizione dei bassi è completamente diversa dal pianoforte, quindi uno studio... E poi anche dopo, adesso mi viene in mente, ma non so se, perché dopo uno anche sia logicamente poi si abitua, però uno, chi suona la fisarmonica dà la sensazione che non guardi i tasti. No, impossibile. È impossibile guardarli. Quindi ci sono dei punti di riferimento sui 120 bottoni che abbiamo sulla mano sinistra, quindi saltelli, destra e sinistra, come ad esempio un violino, non ci sono tasti, però sai la posizione e poi avendo un buon orecchio nel violino riesci a individuare la nota. Comunque tutto questo viene 10 anni di studio per arrivare a avere un livello ottimo. Sono molti anche i giovani che si accostano alla fisarmonica, tra l'altro un ragazzo triestino noi l'avevamo avuto ospite, credo, forse prima della pandemia, adesso non vorrei sbagliare, credo l'anno prima, aveva vinto uno di questi corsi, di questi sì, campionati internazionali, eccetera, e poi si è esibito anche in uno degli spettacoli che il Verdi aveva messo in piedi nell'estate del 2020. Bene. Per esserci, ecco, in sostanza. Ed era bellissimo vedere, sono questo ragazzo di 14-15 anni, veramente molto giovane, e ancora piuttosto mingherlino, che insomma aveva sto strumentone. Ecco, questo è un altro strumento particolare, perché è una fisarmonica, però è un Bayan, free bass si chiama. Che cosa significa? Significa che la fisarmonica standard, questa che avete visto nel sì, video, diciamo la fisarmonica che ha suonato i più grandi, insomma, proprio la fisarmonica vera, ha un'ottava di sui bassi di scala, do re mi fa sol la si do re mi fa e ricomincia, mentre invece il Bayan è proprio come un organo, ha varie ottave, quindi puoi prendere una notina talmente acuta, mentre invece con la fisarmonica tradizionale per prendere una notina acuta noi cambiamo il registro e ti fa l'ottava che desideriamo per quel brano che siamo. Cioè, è una cosa, vabbè, è un po' complicata. Ecco, ma a me ha sempre, in genere è una domanda che non ho mai fatto ai musicisti, diciamo, che si esibiscono, è sì, una domanda che faccio ai maestri, eccetera. Si insegna anche a stare in palcoscenico, oppure stare in palcoscenico è qualcosa che si apprende dopo? Allora, per questo ci sono i vari saggi scolastici, questi ti portano ad avere il rapporto con il pubblico, con il palco, e dipende sempre dall'esecutore. Se sei preparato riesci ad approcciarti bene sia col pubblico che con il palco. Gli attori dicono che sono varie, come dire, varie scuole di pensiero per quanto riguarda il rapporto da instaurare o da non instaurare con il pubblico
quando si recita, sì. No? Cioè, alcuni dicono io non guardo da nessuna parte, io mi fisso su una, insomma, sono poi anche un po' le regole che si debbono mettere in pratica quando si parla in pubblico, no? Sì, cioè, certo. Voi avete un problema, un problema, insomma, dovete prestare un'attenzione maggiore, secondo me, perché oltre al rapporto con il pubblico, quando siete in scena, c'è anche il rapporto con lo strumento. Certo, assolutamente lì sì. Lì come fate? Riuscite a guardare il pubblico per coglierne anche magari l'umore, eccetera? Dovete farlo nelle scuole? Come fate a percepire, dovendo anche curare lo strumento? Ma questo si fa con l'esperienza. Sì, sì, con l'esperienza è la prima cosa. Ma il contatto col pubblico è importantissimo. A me piace molto dialogare col pubblico, parlare, farlo diventare importante, perché per me è importante il pubblico, cioè cercare di renderlo felice, contento, emozionato di quello che stiamo facendo. Quindi sta tutto, ecco, sempre avere la padronanza del proprio strumento, tutto lì, perché sia la fisarmonica è il tuo linguaggio, nel senso, come sto parlando adesso io, se suono deve essere la stessa identica cosa, quindi devi avere un connubio con lo strumento troppo importante. Ecco, c'è una domanda un po' banale, ma io la devo fare lo stesso. No, prego. Perché non bisognerebbe farla, ma insomma, ci sono poche donne che suonano la fisarmonica. Pochissime. Sì, pochissime. Anzi, adesso comincio a vedere un pochettino l'evoluzione di questo strumento nelle donne, e a me fa piacere tantissimo di questa cosa qua, ma perché è stato sempre visto come strumento popolare, che lo ripeto, mentre invece adesso, allora, già la fisarmonica è un grande traguardo che fa parte di un conservatorio, sì. C'è un corso di fisarmonica, questo per merito di Peppino Principe, che è stato lui a creare questo rapporto fisarmonica in conservatorio. E quindi è diventato già uno strumento più importante, come il pianoforte, il violino o altro. E vedere queste ragazzine con questo strumento a me fa tanto piacere, tanto. Però nella mia epoca, insomma, che eravamo, non sarà poi. Però, vabbè, ero. Ma faceva scalpore? Scalpore, magari, insomma, cioè faceva strano? Io quando vinsi la fisarmonica d'oro, un concorso dove feci pari merito con una fisorchestra coreana, io da sola, ero mingherlina, 14 anni, c'avevo questa fisarmonica, così feci le variazioni di Paganini, nemmeno mi vedevo dietro, no? Ho detto, ma vabbè, questa è una grande orchestra, 120 elementi, coreana, immagina questi come suona. Ero solamente io donna. Cioè, c'erano tante categorie A, B, mi ricordo, da 10 anni, 8 anni, fino a 30 anni, ero l'unica donna, l'unica, pazzesco. E mio padre lì mi odiò, perché lui mi diceva sempre, tu non devi toccare la fisarmonica, perché lui mi voleva solo come pianista e direttore d'orchestra. E io di nascosto, quando lui non c'era, vedevo gli altri e cominciavo, poi mi beccò un giorno. Per un mese non mi parlò, perché lui era molto rigido, ero figlia unica, lui ah, è rigido. No, poi un giorno mi disse, ma sempre tramite, perché parlavano, sì, con sì, per sì. Il principe, dai, ma su, se gli piace la fisarmonica, uno strumento, perché devi? No, perché mia figlia non deve distogliersi dal pianoforte. E mi disse, vieni un po', io, perché io già ero rispettosa, sì, avevo sì, rispetto sì, per mio papà. Che oggi lo ringrazio per tutto quello che ha fatto, e mi disse, tu veramente vuoi studiare la fisarmonica? E ho detto, sì, va bene, però non devi togliere le tue 8 ore di pianoforte. Okay. Quindi io mi sono sacrificata altre ore per poter studiare questo strumento. Ma poi suo papà la vide? Ma poi, poi è successo che vinsi questa fisarmonica d'oro, e dopo un mese arrivò un giornale coreano con la mia fotografia come vincitrice di fisarmonica d'oro, era un concorso sì, mondiale, sì. A quei tempi lì, e lui non mi ha mai fatto un sorriso, ok, studia però. È proprio... Mamma mia! Allora, facciamo così,
Ricordiamo l'appuntamento di domani. Domani sera. All'ex, ripeto, sì, all'ex Goethe Institute di via Coroneo 15. A che ora? Bah, 20:30, però inizieremo per le 21. Sì, beh, sicuramente. Insomma, solito, sì, anni quel, circa. Quei quarti d'ora accademici. Sì, insomma, sì, va bene. Che ma tanto sono... per far comandare il pubblico, sì, con molta tranquillità. Quindi questo concerto che chiude la rassegna dedicata ai 100 anni di Raffaello De Banfi, io prima o dopo... Prego, prego. Sì, no, io voglio ringraziare il direttore, il dottor Alessandro Gilleri, anche Loris Cattunar, che è riuscito a farmi integrare in questa meravigliosa rappresentazione. Guarda, io sono veramente molto felice perché, come ti dissi l'altra volta, per me Trieste è una seconda casa. E prima o dopo dovremo approfondire anche la figura del maestro De Banfi ed è un impegno che prendo. Adesso chiudiamo questa puntata facendo vedere appunto questo video dove Silvia Pagni assieme al maestro Luigi Piovano esegue Oblivion di Astor Piazzolla. Grazie davvero, grazie, buon lavoro a lei. E arrivederci. Grazie, alla prossima.
Questo spazio è realizzato in collaborazione con Fondazione CR Trieste.